Quando parliamo di public speaking non parliamo solamente di essere su un palco di fronte a tante persone. Parliamo anche di comunicazione one to one, di comunicazione con una sola persona. Ed è proprio in questo tipo di comunicazione che dobbiamo prestare particolare attenzione all'ascolto. Perché spesso noi siamo concentrati su noi stessi e sulla produzione, cioè su quello che dobbiamo dire, su quello che dobbiamo rispondere prima ancora che una domanda ci venga fatta. Invece dobbiamo cercare di creare un rapporto emozionale, empatico con chi ci sta di fronte. E qual è il modo per poter creare questa comunicazione? È quello di ascoltare la persona, di prestare reale attenzione. Perché si ascolta con le orecchie, ma si ascolta anche con gli occhi e soprattutto col cuore. Ascoltare col cuore, essere presenti, lasciare che questa persona possa parlare, possa esprimersi. E poi non utilizzare le cosiddette etichette, essere liberi da ogni giudizio. Quando abbiamo creato un rapporto emozionale con questa persona, ponendo noi delle domande, interessandoci a quello che sta dicendo e ammirando quello che ha fatto, prendendo il buono, perché c'è del buono in ognuno di noi, solo allora è giunto il nostro momento di parlare, di produrre, perché le porte saranno già aperte. E sarà molto più facile. Pensate bene, qual è l'amico che chiamate quando siete in difficoltà? È quell'amico che vi sa ascoltare. Non sempre ci sono risposte per dei problemi, però trovare qualcuno disposto ad ascoltarci, qualcuno che sia lì, presente, emotivamente. Gli esseri umani hanno bisogno di relazioni. E in un mondo come questo, dove si è molto rapidi, dove ci sono le relazioni social, virtuali, dove si è sempre molto distratti, dove si è sempre molto presi dal lavoro, dagli impegni, dalle bollette, dai social network, da tutto quello che ci circonda, ricavarsi un momento per ascoltare e per essere anche ascoltati è molto importante. Prima di lavorare sulla produzione, sul parlare, cominciate a lavorare sull'ascolto. Buon ascolto a tutti.